CNA lancia un serio allarme per il settore ortofrutticolo, mancano le materie prime per l'imballaggio. Oltre ai problemi legati al maltempo di questi mesi, adesso anche la penuria di masonite, ferro e legno, che ha portato all'aumento dei costi del 50%. Lo stesso accade per la plastica ed il cartone, a cui si somma anche l'aumento del gasolio e dell'energia. Ed anche per questo le imprese del settore rischiano di non poter più gestire e accontentare il mercato, vedendosi così costrette a chiudere. Si tratta di 20 imprese nel solo Epparino, situazione che mette a rischio anche i dipendenti e che rischia quindi di sfociare in una vera e propria crisi. La preoccupazione maggiore delle imprese, spiega Giuseppe Fernandez, presidente del mestiere legno e arredo della CNA territoriale di Ragusa, non sta tanto nel continuo aumento dei prezzi e delle materie. La criticità maggiore risiede infatti nel reperimento delle stesse e quindi nell'impossibilità di fornire ai produttori e ai magazzini di lavorazione gli imballaggi necessari al trasporto dei prodotti della fascia trasformata. La penuria di materie, in particolare la masonite, fanno presente poi dalla CNA di Vittoria, sta destando una forte preoccupazione, anche perché questa tendenza non accenna assolutamente a migliorare. A rischio quindi, solo a Vittoria, come si diceva, più di 20 imprese, con un numero complessivo di circa 230 dipendenti, da cui dipende appunto gran parte della logistica del settore. La categoria, infatti, in questi giorni si è riunita confrontandosi con le associazioni e con i commercianti. La CNA sta avviando inoltre, concludono, un monitoraggio riguardante la questione su tutto il territorio provinciale.